ora che i risultati sono definitivi, a mente diciamo un po' più fredda, qual è? Cioè, prevale la soddisfazione sotto le attese, quelli sono un po' gli umori. Prevale la soddisfazione di aver confermato che si va al ballottaggio, di essere la prima lista cittadina, di essere una realtà che è partita da zero e è arrivata al 35%, penso siamo un esempio a livello nazionale di una lista senza partiti né dentro né fuori a raggiungere questo risultato. C'è la, come dire, la consapevolezza che dobbiamo lavorare 15 giorni per far conoscere ancora meglio il nostro programma, la nostra idea di città e quindi arrivare alla vittoria. Questo è, penso, la cosa più importante. Il candidato Paolo Scarpa, il centro-sinistra, è molto vicino. Cosa seguirete comunque su una strada escludendo qualsiasi tipo di apparentamento, alleanza con gli altri? Gli elettori, ho sempre detto, nel 2012 e oggi non sono di nessuno e quindi sono cittadini che vanno raggiunti, a cui va fatto conoscere il nostro messaggio e che, come dire, vanno fatti votare per noi, perché pensiamo che la nostra visione di città, la nostra energia, la nostra spinta non debba fermarsi. Quindi questo sarà quello su cui lavoreremo. Tutto il resto, insomma, sono giochi di potere che abbiamo visto sicuramente dall'altra parte in termini di mettere insieme tutto il contrario di tutto per cercare di tirar su dei voti. Noi cercheremo di lavorare con la nostra coerenza ancora 15 giorni. Se il risultato del centrodestra, gli elettori potrebbero essere un po' l'ago della bilancia. Pensate che sia possibile in qualche modo trovare un dialogo con queste persone che comunque non vi hanno votato al primo turno? Ma con le persone sicuramente, perché come è stato, come avviene in tutte le città, è evidente che i cittadini sono tutti uguali e quindi chi vota al primo turno per qualcuno al secondo turno decide per chi votare in modo assolutamente libero. Noi lavoreremo su questo, lavoreremo sul farci magari conoscere di più e far capire qual è la nostra idea di città che abbiamo in mente. Siete la prima lista prettamente civica che va al ballottaggio a Parma, che arriva al ballottaggio da sola, senza partiti. Potreste anche essere la prima lista civica a fare il sindaco a Parma, appunto, senza partiti. C'è soddisfazione? Infatti c'è grande soddisfazione che oggi, soprattutto dall'altra parte, cerca di sminuire questo risultato. Forse se l'avessimo chiesto la stessa cosa 3 mesi fa non avrebbero scommesso su questo tipo di dimensione, cioè il 35%. Quindi continueremo a lavorare per questo e non ci farà demordere niente dalla volontà di raggiungere il risultato finale. Un messaggio per i 65.000 che non hanno votato ma sono in tempo a farlo il 25 giugno. Questo è veramente un peccato, il messaggio è che si sceglie il sindaco della propria città a cui bisogna affidare i propri sogni, le proprie richieste, le proprie necessità. Noi in questi 5 anni abbiamo cercato di ascoltare tutti, siamo usciti da un pantano che non era scontato, insomma, affrontarlo per nessuno. Gli anni che ci aspettano invece sono quelli del rilancio. Vogliamo continuare con la stessa spinta, con la stessa energia. Su quell'elettorato trillino che magari non ha votato, si è astenuto, ha votato contro, pensate di avere qualche possibilità di recupero per il rischio che vada in Ma ripeto, io penso che ognuno ragionerà con la propria testa, probabilmente ci saranno degli oltranzisti in generale di qualsiasi schieramento che non andranno a votare perché non vorranno votare nessuno dei due, io penso che ci sarà la stragrande maggioranza delle persone che vorrà andare a esprimere la propria indicazione di voto per il sindaco che vuole per i prossimi 5 anni. Noi parliamo a tutti e parliamo soprattutto a questi.